Apriamo con il calcio, questa seconda parte del nostro telegiornale. Il nuovo allenatore del Parma, Donadoni, è al lavoro per preparare la partita di domenica in casa contro il Siena. Intanto però ci sono polemiche per l'esonero di Colomba. Lo stesso ex tecnico gialloblu è tutt'altro che sereno e soprattutto rassegnato. A Franco Colomba il modo in cui è stato esonerato dal Parma non è piaciuto. Il tecnico bolognese, contattato telefonicamente dalla nostra redazione, ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma ha fatto intendere di essere rimasto molto infastidito dalla versione secondo cui sarebbe stato lui a manifestare dubbi sul proseguo del lavoro sulla panchina ducale e quindi a scavarsi la fossa. La sensazione è che la fiducia del presidente Girardi nei confronti dello stesso Colomba fosse venuta meno dopo i pareggi contro Lecce e Catania. Proprio dopo il 3-3 del 21 dicembre contro i siciliani, sia la Gazzetta dello Sport che la Gazzetta di Parma avevano parlato di Colomba in pericolo e della possibilità che arrivasse in Emilia Gigi Del Neri. Mentre la nostra Teleducato aveva riferito di un piano societario che prevedeva l'ingaggio di Gasperini il prossimo giugno, versione questa confermata anche da Tuttosport e da altre testate nazionali. Insomma, qualcosa evidentemente bolliva in pentola e la panchina di Colomba aveva iniziato a scricchiolare da settimane. Ora comunque si è voltato pagina. Donadoni ha iniziato a lavorare e si è subito presentato allontanando la parola salvezza. Quella stessa parola che i dirigenti avevano ripetuto fino alla noia, fino a qualche giorno prima. A dare una mano a Donadoni potrebbe essere il mercato. Il Parma cerca un difensore centrale, Gastaldello della Sampdoria è il favorito, e un centrocampista. Potrebbe esserci un tentativo concreto per Pazienza della Juventus. Non è così, perché